Cloud. Dunque, da dove partiamo? Avete qualche idea? O andiamo a zonzo a caso? Ma io sul mio avrei una domanda perché ho scelto l'ultima foto che veramente non c'entra nulla, Allora, quindi non sentiamo, so dai, se si poteva cadere qua perfetto. sull'ironia o poteva andare bene. Va bene, vediamo subito. Allora, Patrizia, dov'è il tuo gruppo? Dove sei? Ho Central Park, ho appena postato, quindi allo scoccare delle 6:15. Central Park, sfida del capitolo 3, suppongo. Sì? Benissimo. Ecco, perché voi leggete questo e va bene, ma poi dovete vedere all'interno di ciascuna sfida. All'interno di ciascuna fila vedete che è pubblicato tutto, no? E io non E so poi se è un problema mio, ma a me queste immagini non si vedono. non si vedono? No, Allora infatti diremo, devo allora faremo aprirle in così. un'altra finestra. Ah, guarda, allora diremo così alla redazione di Gotham, diremo di mettere anche il link al PDF. Perfetto. Va bene? Se no, Anche le. vai anche nel capitolo 3, dove c'è scritto proprio cap 3 e trovi anche lì trovi il PDF, trovi nel cap 3. Però comunque aggiungeremo delle indicazioni. Io ho problemi anche con le immagini proprio, diciamo, quelle che compaiono alla fine, dei vostri post dello staff, diciamo. Vedo solo il contorno bianco, nel centro bianco e c'è, cioè, tipo come se fosse crashata l'immagine. Ma dove? È dentro Gotham o via mail? No, dentro Gotham. Quindi anche lì tipo non avevo visto l'immagine, quella per la seconda sfida. Dove c'erano appunto le indicazioni, diciamo, perché mi risulta, cioè, sotto il gruppo di Poison Ivy la vedevo proprio come rettangolo e basta, col cuore dentro. Allora fai così, scrivi a storytellinggame.it una mail con uno screenshot, così vediamo con i nostri tecnici di Gotham qual è il problema. Oppure Ok, perfetto. sul forum di mutuo soccorso, anche lì puoi scrivere, allega lo screenshot perché dobbiamo capire che cosa si vede. Perfetto, ok, va bene, grazie. Va bene? Beh, allora, quindi stavamo vedendo che cosa? Stavamo parlando con chi? Con Patrizia? Patrizia, 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 dove sei? Patrizia, sarai qua? Ho appena postato, quindi l'ultima. Sarai l'ultima. Sopra, eccoli. Patrizia legge, ecco il mio lavoro. Giusto? Facciamo tap e vediamo che cosa c'è. Mille bulle blu, non siamo isole felici. Bello questo, bello anche il sottotitolo. Io direi che se volete potete aggiungere al sottotitolo anche il vostro nome e cognome. Qui. Punto Patrizia Reggio. Non ci sta male. Una volta erano amiche, ma ognuna cominciò a pensare di essere migliore delle altre. Questa immagine sfumata così è bella perché sembra di entrare dentro un ambiente ancora da esplorare. Il timore di essere contaminate le fece raggelare. Bella questa apparizione, molto bella, guarda, tac. C'è molta coerenza nelle immagini, anche la composizione. E anche la cromaticità è molto bello questo. Poi, ognuna per sé. E poi cambia, giusto questo. Questo passaggio è interessante perché così cambia proprio. E l'immagine sotto, diciamo, è la stessa, credo che sia la stessa di prima, cioè, o analoga, diciamo così. No? Correggimi se sbaglio. In realtà erano, no, non è proprio la stessa. Qua l'ho scelta per il colore che cambia, infatti Sì. c'è Sì, proprio lo stacco. Prima è tutto è sull'azzurro. analoga.
No, funziona molto bene. Tu avevi dei dubbi su questo No, passaggio? sull'ultima. Sì, su questo passaggio, cioè da questa all'ultima. Ah no, sull'ultima, ah, perché c'è ancora qualcosa. Quando ecco che un raggio Michele inizia a sciogliere qualche dubbio. Allora. Nessuno più esitava e mischiarsi fu la risposta. Intanto guardate che potete apprezzare, fate così, tac, poi tu li vedi i tuoi like. Cioè noi passiamo, qual è il problema, diciamo così, che Allora, noi intanto passiamo la da... domanda era sulla prima Sì. foto, il fatto che io abbia scelto due pezzi della stessa foto, non questa che è la copertina, ma viene Sì. considerata come una perché avevi chiesto tre foto. Questa è la prima. Sì, certo. Una che poi tu puoi smontare in tutte le parti che Ok. vuoi, cioè tre, diciamo come immagini, poi tu puoi Perfetto. prendere dei dettagli, perché lo scopo è proprio farvi lavorare anche su delle parti dell'immagine e non considerare sempre che la fotografia sia quello che voi vedete, no? Ma la potete scomporre in piani, piani, anzi in campi, perché i piani si riferisce alle persone, comunque piani o campi. Il timore di essere contaminate le fece raggelare. Ognuna per sé. Allora, l'unica questione, sai qual è? Secondo me, è che qui hai una rappresentazione molto astratta. Il lettore non sa ciò di cui stai parlando. Per esempio, io non lo so. Ciò di cui stiamo, perché non so che cos'è questa cosa. Non ne ho la più pallida idea. Quindi vado avanti perché mi interessa. Mi interessa scoprire che cos'è. Poi si fa sempre più interessante. Poi qui c'è questo passaggio da qualche cosa di indecifrabile che conoscono solo gli addetti ai lavori, a qualche cosa che conoscono tutti. Questo passaggio secondo me è troppo forte. Era il mio dubbio. Sì, perché porti la persona da un immaginario totale a una realtà completa. Dovrebbe esserci qualcosa di mezzo. E qualche cosa, e questo qualcosa di mezzo dovrebbe avere a che fare con il chiarire che cos'è questo oggetto. E che legame ha con la birra che viene versata? Allora, se posso spiegare un po' l'idea iniziale, Spiega, era. spiega. È partita dalla bolla, quindi l'idea di la cupola protettiva, quindi isolarsi rispetto agli altri. Ho trovato foto Ah, di ecco, bolle, avevo inizialmente trovato tantissime foto di bolle, poi però ho trasformato la storia dalla bolla d'aria alla goccia d'acqua e quindi poi il sì. finale inizialmente era la cascata. Solo che mi sembrava troppo scontata, quindi diciamo che doveva rappresentare i passaggi dell'acqua, quindi il fiocco di neve che si ghiacciava ed era da solo, quando invece l'acqua si scioglie ovviamente crea la cascata e quindi la forza, la bellezza dello stare insieme. Poi però casualmente ho visto quella foto di birra che a me piaceva tanto e poi aveva quel colore caldo, quindi volevo anche toccare i colori, perciò passare da un freddo. Non ho trovato nulla sul viola e non riuscivo a modificarlo, quindi la paura, il timore di essere soli, invece la gioia di essere insieme. Quindi diciamo che ho scelto questa, uno perché la birra mi piace, rende anche l'idea della convivialità, dello stare insieme e il colore giallo. Però appunto mi sembrava anche a me un po' forte il passaggio, quindi motivo per cui l'avevo sottoposta. Guarda la differenza come l'ho tagliata io. Ecco, guarda questo taglio. Questo taglio si concentra, cioè perdi il fatto che si tratti di una birra. No? Perdi il fatto che si tratti di una birra, ma è un flusso d'acqua. E mantiene i colori caldi. E mantieni i colori caldi. Invece,
Così. E mantiene anche una certa astrattezza dell'immagine. Invece così, diciamo, secondo me si catapulta troppo il lettore in una realtà proprio veramente concreta e quotidiana. Così, guarda, tac, tac. Ma. Diciamo che c'è una questione di fondo. Come passiamo dall'immaginario a rappresentare il messaggio? Allora, prima di tutto, tu hai indicato nel post la risposta che volevi dare a Pinguino, cioè qua, su No, quale punto, no. questo lo devi indicare. Ok. Quindi, casomai, se non puoi togliere quel messaggio o modificarlo, ne fai un altro. Quindi devi dire a che cosa rispondi. Perché? Perché diciamo, il nostro lavoro è concentrato su quello, quindi bisogna sapere che tu rispondi alla teoria della cupola, dell'isolamento. Poi, in qualche modo, il messaggio lo devi rendere più esplicito alla fine. Il timore di essere contaminate le fece raggelare. Ok. Queste, guarda, potrebbero essere, come dicevi tu, delle gocce d'acqua cristallizzate, ma ha poca importanza sapere di che cosa si tratta. Perché? Perché comunque, diciamo, è una forma primitiva, elementare, unica, che chiaramente è una specie di monade che poi si dovrà combinare con qualche cosa. Quindi è chiaro l'aspetto unico di questo elemento. Quindi poi sapere che si tratti di acqua o meno, questo in fin dei conti non interessa. Però il messaggio a questo punto, il raggio amichevole, perfetto, c'è. Il raggio amichevole c'è, perché il raggio poi la scioglie. Quindi la scioglie e la colloca in un flusso. Quindi il passaggio da il fatto che tu dici che il raggio scioglie qualche dubbio, in realtà il raggio scioglie proprio questo elemento e non questo dubbio. Quindi questa frase non contribuisce a chiarire il messaggio. A te non piaceva dire che questo raggio scioglie questo elemento perché lo rendeva troppo esplicito. A me piace esplicito, Io effettivamente. posso invece difendere la scelta lessicale di Patrizia. A me piace il fatto che lei si sposti sul dubbio. Cioè, comunque lo lascia capire, appunto, come dicevi tu, cioè, come la proposta che le facevi sul rendere più astratta, no? L'immagine della birra. Lei dice sciogliere qualche dubbio. Cioè, è un po' tra il concreto e il metaforico, non lo so, io lo trovavo efficace. No, perché non si capisce qual è il legame con il flusso d'acqua. Allora, tu non capisci che questa è una goccia d'acqua cristallizzata, non è spiegato da nessuna parte. Potrebbe essere del cristallo, può essere del vetro, può essere qualsiasi cosa, può essere anche una particella della birra a questo punto. Puoi pensare qualsiasi cosa. Tu devi considerare non quello che pensi tu, ma quello che può pensare chiunque vede questo oggetto. E Sì, la dunque. storia era basata proprio sulla metafora perché io le ho un po' personificate. Io all'inizio dico che sono delle amiche, quindi effettivamente il dubbio è il fatto che loro pensano di essere migliori l'una dell'altra e quindi ho personificato un po' la goccia. Ecco perché ho usato la parola dubbio, Sì, perché però loro la hanno parola detto. dubbio porta fuori strada, perché ti porti, ti fa restare nell'immaginario e non si capisce perché c'è questo flusso con la birra. È molto forte lo sforzo che uno deve fare da un punto di vista astratto. Quindi va bene non esplicitare tutto, questo è chiaro, no? Però è per quello che dico che, diciamo, raccontare è sempre un equilibrio incredibile, che uno può conoscere tutte le tecniche che vuole, ma poi deve mettere insieme le sensibilità per capire che cosa poi anche l'altra persona può capire. E quindi
il limite tra il detto e non detto è veramente incredibile, è frutto davvero di prove, riflessioni, eccetera, no? Quindi bisogna provare, secondo me. Già, per esempio, tagliando l'immagine ottieni qualche risultato. Poi, nessuna più esitava a mischiarsi, fu la risposta. Ma se tu anziché dire, quando ecco che un raggio amichevole iniziò a scioglierle, e basta. Perché questo è quello che succede. La verità è questa. Iniziò a scioglierle e allora si chiarisce questo. Usando scioglierle, effettivamente chi legge può attribuirgli il significato che vuole. Cioè, esatto. Gocce, ma anche... quello che vuole. Quello che vuole, anche una componente della birra stesso, non lo so. Però diventa più chiaro questo scioglierle. D'altra parte tu il gioco lo conduci abbastanza, perché parti da qui. Perché anche questo è un altro tema, cioè la durata di un gioco centrato sull'immaginario. Quanto può durare? Anche lì non c'è una regola. Però se è troppo poco, diciamo, chi legge, chi vede, non fa in tempo ad essere dentro. Se è troppo lungo, si perde e ha paura, non capisce più quello che sta succedendo. Quindi anche lì è un altro equilibrio. E ogni volta, vedi, è una cosa diversa, ogni volta non c'è niente da fare. E Alessandra Micoli dice, a me piace. Certo, però a me piace non è l'argomento che noi utilizziamo quando facciamo queste analisi. No, d'accordo, piacere anche la composizione, tante cose possono piacere. Capisco. Nel senso, dicevo, a me piace, chiaramente andavo semplice, come dire. Sì, capito. Però ecco, accessibile, ecco, comunque efficace. Con, secondo me, appunto, la tua aggiunta visiva, come dire, un consiglio visivo sul rendere appunto meno concreta la birra alla fine, secondo me lei aveva, non lo so, appunto, chiaramente è una percezione soggettiva, però trovavo ben orchestrato l'equilibrio tra concreto e immaginario, tra appunto metaforico e non, però mi rendo conto che poi si va. Il problema è che se scioglie qualche dubbio non scioglie la particella. Siccome sciogliere è un verbo che determina un'azione concreta, no? Che cosa scioglie a questo punto? Scioglie un dubbio, ma il dubbio di chi? Allora, puoi avere anche il dubbio che non siano loro a parlare, ma sia qualcun altro. Perché ti porta all'esterno di queste... extra diegetico questo, cioè ti porta all'esterno della narrazione. Tu non sai se sono le bolle che parlano a questo punto o è qualcun altro di esterno. Però sai, bisogna fare delle prove. Io adesso non è che voglio riempirvi di vostro tempo libero, perché benché sia molto, perché so benissimo che non avete niente da fare durante il giorno, però suggerirei a Patrizia di proporci tre cose diverse. Perché è questo che bisogna fare. Cioè, quando tu anche cambi qualche cosa, non devi cambiarlo sull'originale. A meno che non siano delle modifiche che risultano evidenti, no? Per esempio, questa immagine non ti convince, decidi di sostituirla proprio perché non funziona e la cambi, d'accordo? Ma quando poi arrivi a lavorare nel dettaglio di un messaggio, di un racconto, beh, allora tu devi conservare sempre il punto di partenza. E che cosa fai? Fai un duplicato di questo, lo chiami come vuoi, lo chiami anche, non so, 2, 3, 4, o semplicemente, non so, testo modificato, quello che vuoi, no? Che sia riconoscibile nella cronologia del cambiamento. In modo tale che tu arrivi con 3, diciamo, 3, 4 al massimo, non 10.000 versioni, ma cioè 3 è una buona cosa, 3 varianti, e su quelle varianti poi ci ragioni, poi le puoi mostrare anche a qualcuno, eccetera. Però procedi così, perché adesso noi non possiamo
andare avanti. Capisci? Perché dovremmo proprio vederle come sono le cose. Perché può darsi che Alessandra abbia ragione, ma bisogna vederlo. Non possiamo più ragionare dicendo, no? Non so se ti è chiaro, Patrizia. Sì, sì. Però questo vale per tutti. Lo so che è un lavoro un po' lungo, impegnativo, no? Però se lo fate, guardate, avrete veramente, farete dei passi avanti straordinari. Ma le versioni potrebbero anche avere una foto completamente diversa? Beh, certo, potrebbero essere versioni diverse, come no? Mi è venuto in mente una cosa. Vediamo se ce l'ho qua. Mi è venuto in mente una cosa che avevo fatto su un seminario analogo ad Amsterdam diverso tempo fa. Che è questo, mi trovavo con dei colleghi così a una serata ad Amsterdam, abbiamo fatto delle riunioni, dei seminari, eccetera, e gli stavo mostrando come partendo dal niente noi potevamo creare una storia di immagini, semplicemente tra l'altro scattando delle foto così senza nessuna pretesa. Ecco, nel 2016 eravamo, penso un po', passato un po' di tempo. E anche in inglese, perché ovviamente poi i miei amici volevano seguirla così, ed è l'insieme appunto di una serie di immagini casuali che raccontano però una storia. Una storia che finisce, che parte da alcune riprese di Amsterdam, quindi ai lati del canale, poi vi aspettano i sellini. Ecco, per esempio, anche questo fatto di poter inserire le fotografie all'interno del riquadro è importante, perché, per esempio, voi pensate anche di raccontare qualche cosa di scientifico per il quale volete mostrare un dettaglio, che non è il caso qua. Qui è esattamente l'opposto, si parte dal dettaglio e qui c'è una vista di insieme. Però potrebbe essere anche il contrario, quindi la possibilità di inserire immagini. Quindi vi aspettano i sellini, le persone saranno fantasmi che lasciano a voi strade vuote, non illuminate, quindi scendete nel silenzio e da un gradino trovate il sole e la luna che pulsano insieme solo per voi. Ora, senza nessun intorno, la luce romantica anche nel quartiere dove la gente è curiosa. E poi al lato opposto delle auto riposano le selle che vi guideranno alle luminose note della darsena per danzare tutta la notte, godendo lo spettacolo senza bollicine. Mi è venuto in mente perché c'erano le bollicine, quindi godendo lo spettacolo senza bollicine, ma tutto era partito dal bicchiere. Era partito da come raccontare qualcosa partendo da una fotografia di un bicchiere mentre eravamo seduti in un bar e mettendo insieme delle immagini casuali che avevamo scattato così mentre arrivavamo al bar, a questo bar, per dire. Mi era venuto in mente per quello. Va bene, possiamo vedere qualcosa d'altro? Com'è che si chiamava? Scusami, quell'effetto lì del box che si apriva all'interno sopra la foto. Guarda, lo trovi nel glide show. Glide show. Sì. Ok. Lo trovi nel glide show perché il box appare sia nella schermata window. Sai che hai diverse possibilità di inserire le foto, no? Ne hai tre almeno di possibilità, o quattro addirittura. La prima è quella
che ti dà anche la possibilità di piazzare la foto rettangolare, no? E puoi inserire un testo, ma lì puoi inserire solo un testo, non puoi mettere nient'altro. Se invece usi una delle altre funzioni, che credo a memoria di ricordare che si chiama Glide Show, allora puoi aggiungere un'altra immagine, quindi l'immagine dentro l'immagine. Quindi Patrizia, ti abbiamo dato un lavoro, allè, hop, lavorare. Facci vedere queste 90 prove, 120 prove. Poi cosa possiamo vedere? Se volete io mi offro. Offriti. Dove siamo? Che gruppo? L'orto botanico. L'orto botanico. L'orto botanico lo prendiamo da qua. Eccolo qua, orto botanico. Orto botanico, forum del capitolo 3. Ah, tra l'altro vi volevamo dire che poi questi fuori post li togliamo, li copiamo e incolliamo all'interno delle sfide generali, perché se no non si rintracciano più i lavori nelle rispettive sfide, tutto lì. Beh, può capitare, no? Come si sbaglia e crea il post. Dunque, sfida 1, giusto? Sì. Sfida 1, che cosa cerco? Chi sta parlando? Sono Shirley. La psichiatra, ok. La psichiatra, oddio. La psico di Gotham, sì, sì. Ho vinto, perché ho vinto questo titolo. Sì, sì. Ti sei beccata sto titolo, non c'è niente da fare. Alberto, scusa. Sì? Se torni un attimo su lì, si vede però adesso l'immagine, guarda un po'. Sì, si vede, però la vedo io, magari non la vede qualcuno per qualche motivo. Dunque, vediamola così. Allora, Shirley, eccola qua. Questo, giusto? Sì. Lo so che le foto sono brutte. No, ma quello adesso, sai, foto bella brutta, quello si aggiusta. Dunque, una cupola per Gotham. Quindi tu rispondi all'ultimo punto del programma di Pinguino, giusto? Sì. È brutto in questo senso perché non sono fuoco, cioè sono troppo bassa risoluzione. Sì, però sai, guarda, quando vi farò vedere questo film, questo cortometraggio che durerà una quindicina di minuti, tu vedrai che le immagini non sono affatto belle, ma la storia è incredibile però, quindi non c'entra questo, non c'entra assolutamente. Allora, passiamo da questo palazzo a questi soggetti. Ah, ecco. Ah, simpatica questa cosa. Molto simpatica. Cioè, li hai messi nella cupola in pratica. Esatto. Chissà da cosa si stanno proteggendo. Allora, guarda, intanto diamo un attrezzamento. L'idea è molto buona. È molto buona, ma ci sono due o tre cosette, secondo me, da sistemare. Vai. Allora, intanto lo sfondo qui, no? Cioè, può anche starci il fatto che c'è solo il titolo. Però non so, perché essendo... è da studiare, sai, bisogna fare delle prove. Bisogna fare delle prove. Però inserire un'immagine di sfondo potrebbe essere interessante. Allora, c'è una cosa che non funziona, che è questa.
Tu mostri il palazzo nel suo insieme, poi mostri questi soggetti e poi mostri di nuovo il palazzo. Quindi, se tu invece mostrassi subito questi soggetti, partissi così, il palazzo lo puoi spostare dietro il titolo, per cui uno non capisce se è una cosa che fa parte della storia o no. Ah, ok, tipo metterlo come copertina, diciamo. Sì, come copertina, che tu non sai mai se la copertina, diciamo, risponde al racconto o è semplicemente un abbellimento grafico. E poi parti subito da qui. E sai cosa potresti fare? Sono tentative, però io farei così, per esempio. Io prenderei, qui taglia questo bianco che non sta bene. Ma sì, quello l'ho messo perché io non, cioè, non riuscivo a tagliarlo direttamente da DOSPARC e praticamente. No, Dado Spark non lo tagli, però no, lo puoi tagliare se tu sposti il focus dell'immagine. Hai un pispolino, Sì, hai un cerchio, non so se l'hai notato. l'ho sperimentato per l'ultimo perché anche lì, ecco, nello scorrimento praticamente. È come se mi mancasse uno spazio. Allora l'avevo tagliato perché io non lo vedevo, cioè lo vedo adesso. Ma allora guarda, tu fai così, quando mostri l'immagine, fai una foto dello schermo dell'immagine e poi importi quella. Prova Ok, quindi la. a tagliare l'immagine in due. Parti da sotto e vedi poi cosa succede. Parti da sotto, la prima, e la seconda invece sarà questa, o tutta intera. Devi fare una prova perché non so che effetto venga fuori attraverso la sovrapposizione, se la devi mantenere intera la seconda o la tagli così. Ok. Bisogna fare una prova, però in ogni caso partirei da questo. Ok. Sì, perché poi quando li vedi interi, poi questa funziona molto bene così. Ecco, guarda, adesso non è per essere pignolo, ma uno ragiona, no? E cosa fa? Per esempio, se io facessi così, così ottengo lo stesso effetto di curvatura, per cui sembra una foto realizzata con un fisheye. Il fisheye è un obiettivo particolare che prende, che prende tutta, cioè un'ampia visuale come se fosse a 360 gradi, tipo. Quindi sembrerebbe sempre il fisheye, però si toglie questa parte bianca che dà subito l'immagine della sfera. Ok. Anche qui da provare, ovviamente. Perché vedi, qui tu vedi subito la sfera e poi c'è questo bianco che non è bello. Anche qui, questo bianco non è bello. Perché? Perché dopo tu ce l'hai la sfera qua. Non si può non vedere questa sfera. Ok. Tra l'altro è anche collocata giusta perché sì, sta qui, la potresti fare anche un po' più grande, magari leggermente. E va bene perché defilata ci sono, sì, perché i punti di attrazione sono questi due. Qui c'è una profondità e quindi va molto bene. Perché li vedi proprio isolati, cioè proprio, hai reso proprio l'idea.
è successo. Così. Ecco, invece toglierei questo tizio. Perché questo tizio intanto è una silhouette, ma sembra proprio una, come si chiama, un'icona. Sai, una di quelle icone di PowerPoint, no? È proprio una cazzata sto qua, sta cosa, cioè fa scadere proprio il racconto. Okay. Ma prima va bene lasciarlo in quella sopra? Sì, Quindi. quella sopra sì, perché è piccola, non si vede bene, non si capisce, sembra quasi una cosa tra extraterrestri, sai, un paesaggio un po' strano. Ok. E qui, intanto devi mettere il punto di domanda, perché è una domanda questa, e poi puoi finire tranquillamente con. Puoi finire tranquillamente con il testo così, no? A tutto schermo, così. Tipo invece di. Puoi vedere che tipo di formattazione c'è. E poi un'altra prova che io farei è di cambiare il font qua. Cioè, cambiando, come dire, il tema. Scusa, il tema. Perché? Perché è molto fumettistico questo, molto comics. Il tuo discorso però non è fumettistico. E allora vedrai se c'è qualche cosa. Però l'idea è buona, cioè questo passaggio è molto bello. Secondo me è molto efficace. Tac, tac. Queste tre cose, una, due, tre. Si capiscono molto bene. Perché si capiscono? Perché poi viene svelato il quesito, e cioè chissà da cosa si stanno proteggendo. Questo vuol dire che uno sono loro che si sono collocati in una situazione del genere. E non è qualcun altro che li ha messi lì. Poi sono in mezzo alla natura, quindi cosa ti vuoi proteggere? Da chi ti proteggi? Dalla natura ti proteggi. Perché fossero in mezzo a una guerra avrebbe tutto un altro significato, no? Fossero in mezzo a una tempesta, un uragano, uno tsunami, avrebbe tutto un altro significato. Ma qui il paesaggio è dolce. Bello, sereno, questi uccelli che volano sono. Sì, se tu trovassi una foto, diciamo, un po' meno sfocata, un po' meno sgranata, di migliore qualità, ma le trovi, no? Dentro, all'interno del sistema di ricerca di Adobe. Proverò a guardare, no, perché appunto la sfera. Devi solo metterci la sfera sopra, vabbè, diventa magari, Sì. non so se lo sai fare così, però magari a Gotham c'è qualcuno che ti può dare una mano, che usa. C'è un sacco No, di gente che usa Photoshop, eccetera, no? Quindi sì, questo l'avevo fatto già artigianalmente, non esisteva già. puoi postare un messaggio, no? Puoi mettere questa foto qua e puoi dire chi è che mi realizza così con una foto migliore? Qualcuno magari viene fuori. No, sì. Questa sì, l'avevo già ricostruita, non con Photoshop perché non ce l'ho, ma era No, solo il d'accordo. paesaggio. Sì. Sì, beh, lo fai con qualsiasi strumento, d'accordo. Chissà da che cosa stanno proteggendo. Sì, apprezzato. Ma così com'è? Tac, tac, così è vuoto e così è. C'è il like. Va bene, però comunque. Ho visto quello che avete pubblicato, in generale è tutto molto interessante, funziona. La strada è quella giusta, sicuramente. E domanda invece per l'ebook, è giusto il PowerPoint? Ci stavamo chiedendo per la seconda Sì, sfida. certo, usate quello. Potete fare le modifiche che vi pare, perché è un modello, no? Quindi lo potete aggiustare. Serve per darvi un'idea.
un'idea. Okay. Quindi l'idea qual è? Immagini che magari variano per come sono sistemate, poco testo di spiegazione. Quando c'è una spiegazione importante abbiamo magari una slide con un po' più di testo, ma quello serve non perché si usa PowerPoint o Keynote per pubblicare un ebook, assolutamente no, ma è diciamo l'applicazione grafica più semplice da usare che tutti conoscono per lavorare con un minimo di layout. Ok, grazie mille. Alberto, su questo dei sì. modelli ho una domanda, perché io ho aperto sì. quello di Keynote, però ha soltanto tre slide. Invece ho visto quello di PowerPoint che ha una slide. No, quello di Keynote, tu quando fai più e aggiungi slide... No, ok, tutti... però dico il modello preimpostato è giusto così, non sono io che ho aperto una versione sbagliata. È giusto perché... Perché con Keynote sono stato in grado di creare un vero modello, quindi con le slide che tu aggiungi dal tasto più. Invece con PowerPoint no, perché non è compatibile con i modelli di Keynote, e quindi ho dovuto mettere tutte le slide visibili. Ok. Non so se è chiaro. Sì, adesso sì, non avevo capito prima. Prendoli sì. tutte e due non avevo colto. Certo. Perfetto, grazie. E ho anche una domanda sempre su questo, quindi il carattere, anche la dimensione può essere variata nel testo e anche... Sì, però guardate, queste sono cose che potete fare se le sapete fare, se no vengono fuori dei pasticci. Meno variazioni fate anche da un punto di vista delle font e meglio è. E meglio è perché sono tutti argomenti molto delicati. Okay. Se volete raccontare una storia, raccontate una storia con un carattere con le grazie. Con le grazie significa un Times, un Georgia, i caratteri con le grazie sono quelli... Adesso qua non c'è neanche uno. Quindi i caratteri con le grazie sono... Come faccio a farlo vedere qua? Non so se posso cambiare qualcosa qua. Vediamo. Ecco, questo. Questo è un carattere con le grazie. Quindi i Times, i New York, cosa ho detto prima? I Georgia, così qui. Allora, se vuoi raccontare una storia, raccontala così. È il carattere dei romanzi. Quando tu compri un romanzo è così, perché quello più leggibile è quello della storia. I caratteri senza grazie, invece, sono quelli delle presentazioni, PowerPoint, sono quelli delle didascalie, sono quelli delle tavole sinottiche, eccetera. Ok. Quindi deve esserci poco testo, più immagini e poco testo. Ma sai, quello dipende, perché puoi avere anche una pagina con un testo. Se avevi visto... quello sui Labrador, no? Sì, c'era addirittura sì. una pagina che aveva un testo su due colonne, solo testo, va bene, con un'immagine mm-hmm. dietro, no? Sì. Però può essere una cosa. Nell'economia okay. di un lavoro di quel genere lì non può essere tutto okay. perché ciò su cui vi vogliamo far ragionare è appunto l'equilibrio tra la parte scritta e le immagini. Poi non toglie che uno possa variare, possa creare quello che vuole, eccetera. Però per poter ragionare su delle variazioni è sempre meglio partire da una base che è comune a tutti di ragionamento. Ok. E devono essere sei slide in totale? Sei pagine, sì. Sei pagine oppure sei pagine di storia più la presentazione. Lì c'era anche indicato i ringraziamenti. Cioè quelle sono fuori dal conteggio di sei? O sono dentro? No, titolo... No, le sei pagine sono di storia. Sono della storia. Di storia. Quindi sì. poi a fianco a queste c'è tutta la parte pre e la parte post. Sì. Ok. La postfazione, perché nelle indicazioni viene indicato che può essere inserita. Sì. Però... Cioè può essere inserita o può anche non essere inserita. Nel testo sì. delle indicazioni, anche questa viene conteggiata sempre nell'extra 6? Sì, sì, non riguarda okay. la storia. Dunque, prendiamo ecco, proprio sì. la sfida 2.
che è questa. Quindi hai prima pagina, seconda pagina, poi massimo 6 pagine di racconto fotografico, vedi? Ah, ok, in questo, ok. Quindi vuol dire che il resto è escluso, quindi il racconto proprio vero e proprio, massimo 6 pagine. Poi hai una pagina di chiusura, no? Eventuali, okay. Sai, okay. Ringraziamenti, sì. No? Quello che vuoi. Sì. Poi... Punto. Ah, se vuoi, alla fine puoi aggiungere una postfazione nella quale spieghi come è nata e come hai sviluppato questa idea. Quindi diventa... sarebbe utile, però siccome comunque il lavoro è grosso, non è che quindi vedete un po' voi, no? Certo, diciamo, sarebbe bello poter leggere così come fino adesso Patrizia, eccetera, hanno spiegato, no? Come è nata l'idea, così sarebbe bello poi leggere alla fine, come è nata l'idea, qual era la tua idea di partenza, le scelte che sono state fatte. Così è un arricchimento per tutti. Ok, che viene pubblicato insieme come parte sì. Del... Sì, se vuoi avere un'idea, nell'America è un paese da svaligiare, come si chiama? Non mi ricordo. L'America è un paese da svaligiare, sì. Al fondo io ho spiegato come la storia è stata costruita. Ok. Puoi ispirarti da lì. C'è anche un altro libro che ho creato apposta per mostrare come si creano delle narrazioni e quindi alla fine c'è una spiegazione. Quello riguarda, però è testuale perché è un romanzo breve, diciamo così, che ho fatto apposta da utilizzare in corsi come questo, eccetera, che si intitola Le luci rosse del colonnello. Lo scarichi gratuitamente, alla fine tu vedi, hai questa postfazione che spiega come è nata la storia e quali sono state le scelte fatte, eccetera. Ok. Hai due riferimenti per cose di questo tipo. Che normalmente un autore non è che spiega anche come realizzare, no? Mm-hmm. Però noi impariamo e quindi... Poi a me in particolare piace spiegare come le cose vengono fatte. Ok, grazie. Sì, perché l'idea ce l'ho anche, diciamo, il testo, però sì. Non ho molto il dono della sintesi. E quindi... ho paura che... Cioè, le immagini... Trovare delle immagini... per questa storia che non facciano perdere dei pezzi salienti della storia stessa, ho paura che debba incrementare il testo, che però magari vada a appesantire le immagini, non so come... Capito. No, capisco. Però guarda, facciamo così, no? Adesso uso questa pagina qua, ma... cioè la storia è hai la storia, ma che cos'è la storia? La storia è quello che succede a un soggetto S. E che cosa succede a un soggetto S? Guarda, attenzione a quello che dico perché può essere incredibile, ma al soggetto S succede una cosa. Anche in guerra e pace. Che cos'è questa cosa? La rovina di una famiglia. Una cosa succede. È la morte di un bambino. È la rottura di un matrimonio. Una cosa. Tu devi partire da questo presupposto. Una storia è una cosa. Poi, per raggiungere... diciamo questa cosa, servono T cose, cioè servono tot cose intermedie. Questi si chiamano filoni secondari. Fai questo esperimento. Prendi una serie TV qualsiasi, anche una che ti piace, non lo so, qualsiasi. Poi ti vedi le prime 3 puntate.
e cerchi di capire qual è questo, qual è il soggetto e che cosa deve succedere a questo soggetto, perché questo lo sai subito, ti viene immediatamente fuori. Poi che cosa fai? Dalla quarta puntata in più, dalla terza, dalla qua dipende un po', no? Magari a volte basta anche la prima, perché è tutto già esplicitato nel pilota, quindi. Però, diciamo dalla terza, quarta in poi, no? Tu cosa fai? Prendi il telecomando e salti tutto quello che non riguarda quel soggetto e quella storia e quel filone. E vedrai che tutto il resto del racconto non ha nessuna importanza. E tu ti vedi 20 puntate di una serie televisiva in 2 ore. E hai capito tutta la storia, ti sei focalizzata su quello che interessa veramente. Perché dico questo? Perché le serie televisive si costruiscono così. Si stabilisce qual è il filone principale e poi si mettono dentro 20 filoni secondari. Tra l'altro molto spesso lo fanno anche male, per cui questi filoni secondari entrano male proprio nella storia. Tu hai la sensazione che ci sia. Boh. Però uno va avanti a guardare perché un minimo di suspense te la sanno creare, ma sono totalmente inutili questi filoni secondari. Fai questo esperimento. Questo ti aiuta a capire come devi fare per rimanere sul pezzo. Ok. Grazie. Figurati. C'è qualche altro... Dai, facciamo ancora, arriviamo fino alle 7:30, va? Poi una piccola cenetta a base di lasagne, cannelloni, pasta al pesto, amatriciana, poi abbiamo roast beef, polpettone, coniglio al forno, farona ripiena. No, perché alla sera sto leggero di solito. A pranzo che mangio di più, sì. No, perché a pranzo lo dicono tutti, no? Cioè, se tu devi mangiare a pranzo, perché poi non smaltisce la sera. Vabbè, quindi, l'impepata di cozze, scusa. Prada di cozze, sì. E la peperonata. Peperonata, due ostriche, chiaramente, così, sai, poi d'antipasto, eccetera. Però, in ogni caso, di sera mai prendo il dolce, questo no. Infatti mi sento abbastanza leggero poi. Vogliamo vedere qualche altra cosa? Ditemi che cosa... Nessuno? Io, Alberto. Chi è? Claudia Ramarin. Sono... Non ti vedo. Dove sei? Mi vedi? Dove sei? Oh, vai, ti sento comunque. Ok. Ah, eccola, Claudia. Sì. Okay. Ciao Claudia, dove sei? Che gruppo sei? Sono Orto Botanico. Quindi restiamo qui. Sì. Sempre lì. E dovrebbe essere l'ultimo il mio. Comunque si chiama Diversità. Diversità, bene. Al contrario del racconto, sono stata estremamente sintetica. Va bene. Allora, tu rispondi al punto 3 del suo programma, che diceva, non me lo ricordo. È quello sulla diversità culturale, che dobbiamo essere tutti omologati, stesso linguaggio. Ah sì, perché sennò la gente non si parla più. Beh, mi sembra esatto, giusto. No? Cioè, tu lo contesti. Tu lo contesti. Sì. E come mai? Scusa, poi non si, ci si capisce più, no? Bisogna vedere la presentazione. Uno preferisce una cosa, un altro un'altra. Cioè, vabbè, vediamo, va? Ho i miei dubbi che tu abbia fatto una buona cosa. Date le premesse, però. Vediamo. Diversità. Diversità e... Beh, intanto colpisce, no? Perché questi colori così sfocati con il titolo inquadrato da un'aragosta così... È interessante, sicuramente. Diversità. Poi vediamo. Ah sì, l'avevo visto questo, certo. Sì.
Questo era da Star Trek, no? Se non sbaglio, questi. Guerre stellari. Sì, guerre stellari. L'omologazione è un vantaggio? Bene, poni la domanda. Sì, bellissimo questo, perché questo è un bel contrasto. Molto bello questo contrasto così. È bello questo passaggio. È proprio evidente l'omologazione e invece la ricchezza e la vitalità di un pianeta. Insieme siamo un mosaico di potenzialità. Eh sì, che poi c'era questa dei fiori. Sì, l'avevo notato, avevo anche notato una cosa che poi ti dico. Molto bello il fatto che questa foto si chiuda non su un paesaggio, diciamo, indefinito, no, di fiori, ma sulla singolarità di un fiore, perché è evidente il fatto che la diversità non impedisce la singolarità. E quindi, perché la diversità... Per esempio, tu guardi qua, no? Naturalmente c'è una confusione. Sai, questa immagine tu la vedi subito, la identifichi immediatamente, con dei caratteri molto precisi. Per forza, sono tutti uguali. E quindi viene fuori uno stereotipo che colpisce. Qui non c'è uno stereotipo che colpisce, quindi non sai più dove guardare, perché hai tanta roba, ti puoi perdere. Secondo me piaceva l'idea anche dello spettatore. Che sì, molto, molto. Lo spettatore che guarda la diversità. Assolutamente, questo è molto bello. Infatti non l'ho detto prima, ma in realtà è molto giusta questa osservazione. Molto, molto, molto. Lo spettatore qui che cosa crea? Crea una soggettiva. La soggettiva è, nell'arte cinematografica, quella ripresa che si realizza con la telecamera alle spalle del soggetto che compie l'azione. E quindi ti dà l'idea di essere lui al suo posto, di vedere con i suoi occhi. Sì, molto bello. E poi, però, non è la stessa cosa, perché sembra una ripetizione. In fin dei conti, no? Tante persone, tanti fiori. E invece, con questo fiore finale, risulta evidente che nella molteplicità tu puoi cogliere anche la singolarità. Non solo esiste la singolarità, ma la puoi anche vedere. Poi c'è anche una frase alla fine, dovrebbe apparire. E pensieri da condividere. Sì. Insieme siamo un mosaico di potenzialità. E di pensieri da condividere. Aggiungerei il di per una questione fonetica, di suono della frase, non per una questione grammaticale, della grammatica non me ne frega niente, okay. Ma del suono delle parole sì. Insieme siamo un mosaico di potenzialità e di pensieri da condividere. C'è un concetto che mi fa riflettere, no? E che in Italia non è un concetto utilizzato. È il concetto di ispirazione. È un concetto molto anglosassone, specialmente americano. Cioè, non l'ispirazione dell'artista, no? Mi manca l'ispirazione, ma l'ispirazione tra esseri umani. Il fatto di ispirarsi a vicenda, di fare una cosa che ispiri qualcun altro. Io faccio una foto di un certo tipo e tu da quella foto, non è che la copi, però da quella foto tu hai maturato un'idea. Ecco, questo concetto di ispirazione è realmente un concetto molto collettivo, più di potenzialità. Nel senso che è vero che tutti hanno le potenzialità, ma la potenzialità è ancora
qualche cosa di individuale, cioè che caratterizza il singolo soggetto, le sue potenzialità, le sue. Ma che cosa fa il soggetto con le sue potenzialità? Tu individui il fatto che condivide i suoi pensieri. E perché? Perché ti rendi conto che un mosaico di potenzialità è un agglomerato di individui, ma che non è un gruppo però, è semplicemente un agglomerato di individui. E quindi che cosa fai? Correggi questa impressione attraverso l'espressione dei pensieri da condividere. Allora, tanto vale utilizzare il termine ispirazione, in qualche modo. Io farei delle prove non sulle immagini, perché funzionano, ma sul testo. Proverei a cambiare, a vedere se... Però siccome non è... Questo termine non fa parte del nostro bagaglio culturale, del bagaglio occidentale, europeo occidentale, non esiste ispirazione. Sono monadi che... No? Grandi intellettuali, ognuno porta il suo verbo, e ci sono i mass mediologhi, ognuno sa, saccenti che parlano, eccetera. Mentre perché? Perché la cultura europea non è una cultura abituata a lavorare in gruppo, tra l'altro. È totalmente incapace di lavorare in un team, a differenza della cultura anglosassone e statunitense. E il concetto di ispirazione deriva proprio da lì. Tu pensa che io una volta, per darvi un'idea, ho sentito una conferenza negli Stati Uniti di una... lavoravo con Apple e c'era la responsabile delle politiche ecologiche di Apple che ha parlato. La responsabile delle politiche ecologiche di Apple è una che sta nella scala della gerarchia di Apple tra i primi 5 manager di Apple, no? Quindi una cosa importante. Da noi è considerata una robetta, no? Sì, vabbè, ti occupi dell'ecologia, va bene, dai, no? Cioè, no, non è una cosa... Lì invece è una cosa molto importante. Infatti, questa persona era stata la ministra dell'ecologia di Obama e ha deciso di abbandonare il suo incarico. Quindi, tu pensa, un incarico incredibile, perché un incarico a livello mondiale, essere ministro degli Stati Uniti per le politiche ambientali. Cioè, è una roba pazzesca, no? Lei l'ha abbandonato perché diceva che in politica otteneva pochi risultati, i risultati erano lunghi e lei voleva avere dei risultati immediati, per cui ha accettato l'offerta di Koch, che aveva incontrato una festa e gli aveva chiesto se voleva assumere questo incarico. E durante questo vernissage lei ha accettato, quindi con uno stipendio inferiore, potere inferiore, visibilità inferiore, ha accettato questo incarico, ha cambiato tutto il sistema di riciclaggio di Apple, per cui anche l'energia su cui si forniscono le fabbriche, tutta energia rinnovabile, eccetera, ormai arrivano al 100% praticamente in tutto questo. E ci spiegava questa cosa qua, no? Me, durante questo discorso ci spiegava che la cosa più bella per lei era passare da un ufficio di quelli del suo staff e vedere che c'erano delle persone che stavano discutendo di qualche cosa o vedere dei documenti su una scrivania che non erano ancora classificati e chiusi e aprirli, partecipare, discutere per ispirarsi a vicenda, per ispirare a vicenda le politiche che... Poi sarebbe questo concetto, è un concetto che è dentro proprio la loro cultura. E io l'ho sentito tante volte e poi avendo lavorato con loro in diversi campi, l'ho proprio misurato. Però, ripeto, non è un concetto europeo, quindi veditela tu come metterla. Anche per il discorso che facevamo prima, per me, diciamo, il concetto di ispirazione l'ho assimilato, è diventato una cosa che... Una delle cose più importanti che ho imparato lavorando con queste persone, sicuramente. Ispirarsi a vicenda e lavorare in team. Cioè tu fai qualche cosa e quello che tu fai non è contro di me e non è per accrescere il tuo potere, è per raggiungere un obiettivo. Poi il migliore all'interno di questo team sarà premiato, andrà avanti, fra carriera, nessuno lo vede come un problema.
Sì, sono d'accordo, ma come banalmente quando si inizia un progetto si va a vedere i progetti che hanno fatto prima di noi, le cose... Sì, quello è vero, ma i progetti che sono stati fatti prima di voi, no, prima di quelli che vedi tu, non sono stati fatti per ispirare. Invece il concetto di ispirazione sta nel fatto che io sì lavoro a un progetto, ma contemporaneamente questo progetto per me è fonte di ispirazione, cioè se qualcun altro porta avanti questo progetto, lo cambia, lo modifica, io sono felice di questo. Questo non avviene da noi. Tu ti incazzi se qualcuno prende un tuo progetto e lo porta avanti e lo sviluppa meglio. E questa è la cultura europea. È una cultura fatta di singolarità. Sì, sì, è vero. Hai ragione. È tutta la differenza. Io ho assistito a discussioni tra dirigenti della massima importanza che stavano discutendo di realizzare un prodotto e tra di loro parlando di questo prodotto dicevano che se il prodotto poi fallisce, pazienza, chiudono baracche e burattini e vanno a fare un altro lavoro. Cioè, è una mentalità un po' diversa, capisci? Perché è la passione di creare qualche cosa. Poi se tu fai business su quello che crei diventi miliardario, va bene, no? Cioè, è anche il loro scopo, chiaramente. Ma questo non è mai slegato da il concetto di appassionarsi a qualche cosa. E se tu ti appassioni a qualche cosa, non puoi non essere contento di qualcun altro che recepisce la tua passione, in qualche modo la innova, la porta avanti, crea qualche cosa che sarà utile a tutti. Ecco, questo aspetto manca totalmente, ma da noi proprio non esiste. Però vedendo questa moltitudine di persone, a me viene in mente questo. E mi viene in mente anche un'altra cosa. Come faccio io a valorizzare le sue potenzialità? Come faccio io a valorizzare le sue, e le sue, e le sue? Se noi lavoriamo insieme, facciamo qualcosa insieme, il mio compito non è solo quello di concludere un lavoro, ma è quello di aiutare queste persone a esprimersi al meglio. Perché se io le aiuto, tutto il mio team funziona meglio, io anche, e imparo qualcosa. Sono concetti molto lontani dalla nostra pratica quotidiana. A me il tuo lavoro ispira questi pensieri. Va bene, ci lavorerò sui testi. No, ma certo, sì, ma sai, sì, le idee si esprimono perché vengono discusse, no? Quindi. Certo, grazie. Poi, Posso fare un commento? Sì, certo. Perché adesso magari il tempo è finito e quindi amen, però comunque volevo condividere questo pensiero. Perché è buffo perché ho fatto un lavoro che è al contempo molto simile a quello di Claudia e al tempo stesso molto diverso, nel senso che per esempio quell'immagine che Claudia ha scelto delle tre persone che guardano le immagini, l'avevo scelta inizialmente e poi non l'ho usata, ma ne ho usata una che è per certi versi simile, dove c'è una ragazza invece che guarda delle immagini. Ho usato, vabbè, l'immagine del mosaico, vabbè, io forse ho detto tassello, comunque diciamo... Bello, si può vedere il tuo lavoro? Sì, è nell'altro, in Central Park, mi pare sia un tassello mille storie, se non ricordo male. Però appunto mi ha colpito come Claudia, mi piace moltissimo il lavoro tuo Claudia, cioè molto efficace, io chiaramente da buona antropologa ho spezzettato un sacco le immagini anche perché vabbè mi sono divertita e ci ho provato e ovviamente sono stata più prolissa, però mi ha colpito come dire la similitudine e la divergenza. Ma sai che avevo aggiunto anch'io, c'erano anche nel mio molte più cose. Poi in realtà Bruce Wayne nel racconto mi aveva detto di tagliare 2/3 di quello che c'era e questo, l'ho fatto in questo lavoro. Certo, a me non l'ha detto perché ha lasciato perdere. No, perché tu sei un caso incorreggibile, quindi sai, si lavora con chi... Ma, cioè,
Quando si arriva al tuo punto, cioè è impossibile. Dici, vabbè. Ma non è questo, eh? Ah, non è questo. No, non è questo. Perché lei è Alessandra Micco. E infatti ho sbagliato. Se devi criticarlo, almeno critica quello giusto. Non eccola lì. Milena, non mi ricordo. Ah, sì, sì, l'avevo visto questo. Certo. Un tassello, mille storie. È bello questa partenza così, con tanti cassetti, tante storie in effetti, no? Le tante strade del vivere insieme. La nostra storia parte da lontano. Sì, sì, mi ricordo. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa. Che ci dia un senso, una storia di diversità, scusa, una storia di diversità che convivono dentro di noi. A volte. Ci sentiamo smarriti soli. Eppure, se non stiamo fermi, ritroviamo noi stessi nel mosaico di insieme. Anche nel paesaggio, la mano dell'uomo insieme alla natura, con l'obiettivo di un vivere insieme. Sì, guarda, allora, mi aveva colpito proprio per questo. Intanto perché la copertina è un'immagine che molto diversa da quelle che poi hai utilizzato dopo. Quindi c'è uno stacco interessante, però da un punto di vista semantico è la stessa identica cosa. Poi, questo passaggio è molto efficace, perché, vedi, poi tu scopri qualche cosa, fai scoprire al lettore qualche cosa, no? Vedi, questa signora che guarda. Ma la scoperta non è finita. Non è finita perché questa poi è l'immagine di insieme. Quindi è fantastico perché c'è la storia antica, la storia contemporanea, c'è tutto qua, no? C'è tutto il filo. E poi anche questo, molto bello perché parti. Intanto questo contrasto cromatico è molto buono. Io non lo so, devi provare con altri temi anche, per vedere, perché questa roba rossa, questo spazio bianco, così, non lo so se funzionano rispetto ad altri temi. No, ne avevo trovato anche un altro in realtà, che forse non mi dispiaceva. Ho litigato con tutti i temi, a parte che ci ho messo più o meno mezza giornata a capire che c'erano i temi, però sì, sono d'accordo. Mi piace il rosso perché, vabbè, diciamo, lo usiamo anche un sacco nell'associazione, quindi appena vedo del rosso è proprio una roba, come dire... Sì, però qui il testo pulito, d'accordo, senza un riquadro, sai, perché questa immagine parla, esprime già molto, no? È anche inutile sottolineare il testo. Però sono delle prove da fare, perché detto così... Poi questa cosa, questa riprende la stessa modalità di rappresentazione delle tre immagini precedenti, però da un punto di vista diverso, perché questo è frontale, cioè nel senso che il soggetto qui guarda lo spettacolo e noi siamo alle sue spalle. Qui invece è laterale, per cui è una buona cosa, no? Cioè tu stai nello stesso campo, ma presentando stesso campo semantico, ma presentandolo da un'altra angolazione. Perché infatti poi qui si mostra la stessa identica cosa. Cioè, voglio dire, questa immagine è uguale a questa. È solo, no? È solo diversa come immagine. Quindi tu rafforzi il tuo senso. Allora, se tu rafforzi il tuo senso così dal punto di vista visivo, io taglierei del testo, che è inutile. Perché già questa successione, con quello che tu spieghi, dicono tutto.
Quindi ridurrei proprio, no? Per esempio, questo a volte lo possiamo anche togliere, perché vorrei vedere che cosa succede se io scorro da questa immagine a questa. Perché? Perché da questa immagine colorata, poi guarda, c'è il viso di questa, tizia qua, di questa, come si chiama, di graffito, di questo mosaico, non so. E guarda, vedi? Guarda. Guarda questo passaggio. Può darsi che eliminando questo spazio e magari decentrando un po' l'immagine un po' più sotto, tu crei un effetto incredibile di passaggio, si chiama impallamento questo tipo di passaggio, no? Da un viso all'altro. È da provare, perché io lo sfrutterei, perché tu qui hai un'occasione pazzesca per cambiare senza che lo spettatore se ne accorga, passando da un viso all'altro. Perché, guarda, uno, due, tre, quattro, cinque testi, non lo so. Devi vedere, perché questi passaggi tra queste immagini, secondo me, funzionano molto bene. E, però devi fare una prova, perché se non la vediamo, no. Ritroviamo le stesse, poi qui si cambia prospettiva, cioè parli di un'altra cosa, aggiungi un argomento. Quindi è giusto uno stacco, perché aggiungi un argomento. Dici una cosa diversa, cioè non diversa, ma aggiungi proprio un'altra cosa. Allora, anche qui, se tu... se tu togli tutti i testi, tu parti dall'alto, no? Immagina che anziché lavorare con la fotografia, sei sul set e lavori con una cinepresa. Quindi parti da un'inquadratura dall'alto fino ad arrivare giù al Central Park. E dunque togli i testi e fai in modo che uno, due, tre si arrivi qui e poi hai la frase conclusiva che è una botta, quella sulla natura, eccetera. Ma accompagni troppo il lettore nella spiegazione di quello che deve vedere. Okay. Riservati il colpo finale, che si chiama KO, alla fine. Okay. Con una frase, un coso efficace che dica tutto e chiuda il discorso. Ok, va bene, grazie. Yes, va bene. Cosa fate? Andate a bere il vostro whisky, aperitivi? Abbiamo anche il nostro pipistrello. Wow. Ciao Enrico. Buonasera. Va bene, è stato interessante, vero? A me interessa molto sempre questo tipo di cose. Molto. Ogni volta una scoperta, non smetterei mai di fare cose così. Ci siamo ispirati. Sì, ma voi mi ispirate molto. Io quando... sono i lavori che preferisco fare, sono sempre questi. Poi mi tocca fare anche altre cose. Vabbè. Allora, a mezzanotte esce il Corriere di Gotham con delle novità bomba, ve lo anticipo. È successo un casino a Gotham, ma proprio di quelli da far tremare le vene e i polsi. Un'anticipazione? Niente. Posso solo dire terremoto a Gotham. Wow. Aiuto. Allora dobbiamo bere prima. Così. Sì, bevete, prendete anche delle pillole, altre cose, non so. Voi chiamate la natura, coltivate un po' di marijuana in giardino, non so, fate qualcosa del genere. Sì. Così vediamo anche i puffi. Fatevi due canne e poi leggete il coso di Gotham.
Va bene? Va bene. Grazie di tutto, allora. Okay. Grazie. Ciao, buon appetito, buone cose. Buon appetito. Buon appetito. Ciao. 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 Grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao, grazie.